Caro diario digitale, è un po' che non ci scriviamo. Purtroppo sono stato molto impegnato a guardarmi gli esperimenti di Mr. Gear, che adesso non fa più il minchione con la lama infuocata. Fa il minchione con l'idrogeno liquido. Mentre spegnevo gli ultimi miei neuroni con questi video, nei correlati mi apparivano dei video strani, con dei titoli molto accattivanti. E sentivo che la parte del mio cervello dedicata a uomini e donne, che si attiva quando il cervello rileva un disuso totale della ragione, proprio come quando guardo uomini e donne, mi cominciava a prudere. Questi video sono spesso associati in una copertina raffigurante altri youtubers. Così, incuriosito, ho aperto uno di questi video e mi sono reso conto che in effetti gran parte del video era proprio incentrata sul dirci le cose brutte ad alcuni youtubers. All'inizio pensai che era una cosa brutta, che quegli youtubers ci potevano restare male. Ma poi, riflettendoci un poco, ho cominciato a cambiare idea riguardo questi video. Adesso ti spiego. Ma partiamo dall'inizio. Che cos'è il dissing? Anche se il termine in inglese finisce con ing, non c'entrano niente le cose sporche che si fanno con le donne. La traduzione in italiano potrebbe essere frecciatina. Lo sminchiamento della reputazione. Però noi usiamo frecciatine che così le mamme non si arrabbiano. Che io quale parolacce non le posso dire? Che cavolo, cavolo. Il dissing, devi sapere, caro diario, che c'è sempre stato nella storia del mondo. Solo che prima c'aveva un altro nome. Fin dall'antica antichità i personaggi storici si sminchiavano la reputazione a vicenda. Ma siccome che non c'erano le tastiere, non c'erano nemmeno le unità tastiera, e quindi queste frecciatine finivano sempre che si corcavano di mazzate e si sfidavano a duello azzeccandosi le spade come degli arrosticini. Ti faccio qualche esempio. Quando Francesco II era al comando del regno delle due Sicilie, fece un apprezzamento alla moglie di Garibaldi. Ai tempi non esistevano le mail e quindi ci mandò un piccione viaggiatore. Garibaldi se la pizzicò e, come si usa fare qua in Sicilia, gli mandò a sua volta un piccione indietro a Francesco con un biglietto con su scritto: ora ti mando ai miei cugini. Solo che la famiglia di Garibaldi era molto numerosa, i suoi cugini erano in realtà 1000 contadini incazzati neri cresciuti a pane e bestemmie. In quel caso però il dissing ha avuto effetti positivi, perché ci fu la cosa che l'Italia si è unita. Di quante ne so, diario, quante ne so. Comunque, un grazie doveroso alla moglie di Garibaldi, che facendo soffocone in giro ha fatto scalpore e ora siamo un paese unito. Che se non restavamo divisi, e poi figurati quanti video nord versus sud nascevano. Anche oggi comunque il dissing va molto di moda, per esempio alla TV. Ci sono dei programmi che sono proprio basati sullo sminchiamento delle dignità, gente che se ne dice di tutti i colori, parolacce, pizza e tanta ignoranza. Le esponenti migliori di queste trasmissioni sono Maria De Filippi con Uomini e Donne Amici, che poi... amici di chi? Buh, sempre amici suoi sono. Minchia che modesta questa Maria. E Barbara D'Urso, che anche se mi fa un poco schifo come presentatrice, si mette sempre le zinne in vista. E io sento che i pantaloni mi stanno un poco stretti. Ma come si fa questo dissing? E c'hai pure ragione, perché parla, ma mica t'ho spiegato come si fa. Allora, intanto, siccome a noi ci serve fare i soldi, dobbiamo beccare un personaggio molto famoso. Magari con dei difetti semplici da evidenziare, che mi scasso le palle a ragionare. E mi esce sangue dal naso poi quando ragiono troppo. Allora aspetta, vediamo un po'. Trovato! Jumpydeck! Allora, per prima cosa ci diciamo due o tre cose sull'aspetto fisico, così da riscaldamento. Ragazzi, io vi giuro che non ho mai visto un naso così enorme. Cioè, se lo metto a testa in giù lo posso usare come attaccapanni. Poi la bassezza? Ma la bassezza di quest'uomo? Cioè, per salire sull'Apollo si deve portare lo sgabellino che usano i bambini per fare la pipì. A posto, direi che ci siamo riscaldati abbastanza. Adesso passiamo a qualcosa di più evidente, però non troppo impegnativo, che se no esce sempre il sangue dal sto cazzo di problema. Vediamo un po' che tipo di video fa. GTA, Clash Royale, a posto. Vediamo, che ci possiamo criticare su Clash Royale? Avrà shoppato? Secondo me sì, dai. Boh, vabbè, ma chi se ne frega, tanto shoppano tutti su Clash. Eppure che non è vero, noi diciamo che è vero, tanto chi va a controllare? Cioè, ragazzi, questa vergogna di uomo, rendiamoci conto che ha speso più di 1000 euro su Clash Royale. Che se avesse mandato tutti questi soldi ai bambini africani, come faccio io a quest'ora l'Africa, sarebbe bella e tecnologica come Dubai. Arrivati a questo punto, caro diario, di solito lo youtuber in questione c'ha due scelte. O ci fa specchio riflesso all'insultatore e lo ignora, ma questa è una mossa noiosa. Oppure, scelta da Togo, gli risponde per le rime e si azzuffano a suon di frecciatine. E tu hai fatto questo, e tu scemo di qua, e tua mamma l'ho vista coi tacchi a spillo, ah no, era tua sorella, eccetera eccetera. Ma tutto questo dissing non porterà delle conseguenze? Sì, la risposta è sì, diario, altrimenti che minchia te lo faccio a fare la domanda? È una domanda retorica, così si chiama, io ho studiato. A Garibaldi ad esempio non è che gli andava di partire, prendi 1000 persone, portale sulle navi, sbarca nel regno delle due Sicilie, ammazza tutti, eccetera eccetera. Però quando Francesco II gli ha detto che la moglie ci aveva le zizze a pelle,
era. Lui è stato spronato e ha fatto l'Italia. Questo significa che in realtà non tutti i mali vengono per cuocere, e forse allora questo dissing potrebbe essere anche un beneficio per entrambi. Un avvenimento che porta all'attenzione di tutti, due protagonisti che ne guadagnano in termini di visibilità. Potremmo addirittura pensare che certe volte il dissing, anche se non ci dovrebbe essere, viene spinto a forza perché conviene. Bah, sarà diario, ma io già sto riflettendo troppo e sento odore di sangue, quindi smetterei. Quello di cui sono sicuro è che a noi italiani ci piace il gossip, o come dice mia zia Franca, un curtiglio, cioè il pettegolezzo. Fatto sta che io nel dubbio mi vado a preparare i popcorn e aspetto il prossimo dissing su YouTube. Ah, ovviamente non è che c'ho niente contro Giampitec, ho utilizzato lui così nessuno mi rompe il cazzo. Altrimenti è piglia che ti dissano anche a te, rispondi al dissing e poi ci devo mandare i miei cugini. Non mi va cazzo.